Salve amici di Ornitologia in Live, oggi andremo a parlare di preparazione cover. Prima vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare la campanella per rimanere sempre aggiornati, spolliciate se il video vi piace, mettete dislike se non vi piace, magari mi spiegate in descrizione cosa non vi è piaciuto, cosa ho spiegato male. Allora, mi fate spesso anche in privato le domande di come andarci ad approcciare per la preparazione cover. Siamo a gennaio, quindi cosa si va a fare? Io solitamente gennaio lo dedico alla pulizia di tutte le gabbie e poi vado a scegliere le coppie per marzo, quindi le vado già a mettere nelle gabbiette. Ora, cioè, alcuni li separano, alcuni no, io non li separo assolutamente. Non ho avuto mai problemi che si bisticcino o robe varie, infatti vado a mettere due mangiatoie, due per il bastoncino, due abbeveratoie d'acqua, proprio onde evitare che i soggetti si litigano, perché capita che magari bisticcino proprio per il cibo, sono molto territoriali i canarini. Oggi andremo a parlare di canarini. Le vado a scegliere queste coppiette, le vado a selezionare le coppie che andrò a mettere in cova a marzo. E cosa fornirò? Ora siamo ancora a gennaio. Diciamo che metà gennaio, fine gennaio in poi andrò a preparare al meglio, quindi andrò a preparare dei semi un pochino più leggeri, vado ad alleggerire la miscela semi. Non gliela do troppo pesante, perché ora gli sto dando una miscela semi molto pesante, perché io abito a 1000 metri d'altezza, fa freddo, i miei sono a temperatura ambiente e quindi hanno bisogno un po' di carica, semi un po' più grassi e robe varie. Gli vado a far capire che la stagione sta andando verso a riscaldarsi, quindi comincio a mettere una miscela più chiara, molto più scagliola, una T3 vado a scegliere molto leggera. Ovviamente che faccio? Prendo quella invernale, la vado a miscelare un pochettino, vado a alleggerirla man mano, a fornire dal bastoncino con... Allora, per chi li ha come pet, può risolvere a casa, cioè fornisce magari dell'uovo sodo, non sempre, una volta a settimana, va a fornire della frutta, alternando magari con l'uovo. Non tutti i giorni dare tutta sta roba, perché sono sempre uccellini di pochi grammi e non possiamo dare tanto, quindi si deve dare tutto con parsimonia. E per chi è allevatore magari va a scegliere delle vitamine, io sotto uso la Necton, non vorrei fare pubblicità, la Necton è quella che mi trovo più facile a reperire, per dare un mix di vitamine e della avena decorticata, già all'interno la vitamina E c'è. Semmai ci dobbiamo preoccupare nel fornire del selenio, ma nell'uovo c'è. Praticamente la vitamina E che gli serve poi per la riproduzione, per assimilarla si va a legare alla proteina del selenio, così riescono ad assorbirla gli uccellini. In altro modo no, quindi è inutile caricare di vitamina E questi poveri animali, perché se non fornite del selenio all'interno del tutto dell'alimentazione, questa vitamina E non verrà assimilata e se ne andrà via con le feci, nel fegato, nel tutto l'apparato dell'uccellino, andandolo a appesantire inutilmente. Quindi basta anche un'alimentazione sana. Io do magari un mix di vitamine generico, lo miscelo nel bastoncino, che vado a togliere quello morbido e ne vado a fare uno semi morbido, cioè prendo un bastoncino secco, un bastoncino morbido e li miscelo insieme. Mi piace darlo così perché mi ci trovo di più. Non faccio pubblicità su quale bastoncino, ma diciamo se trovate due tipi di bastoncini li andate a miscelare già, 50-50. Va più che bene. Io personalmente uso questo sistema qui. Poi che vado a fare? La miscela semi, il bastoncino e vado a fornire alimenti naturali. Naturale cosa vuol dire?
della verdura, per fornire roba che magari è di facile reperibilità in casa. E così si arriva a marzo. A marzo cosa vado a fare? Comincio a controllare le canarine che sono pronte. Dici, come capisco che sono pronte? Magari si controllano al di sotto del ventre, vanno a perdere tutto il piumaggio sul ventre e sembra che fanno una pelle molto ruvida, sembra tipo la pelle degli anziani, sembra che c'è tutta la pelle ruvida sul ventre e va a perdere tutte le piume sul ventre. Questa è la femmina. Ovviamente il maschio non va a perdere proprio le piume, ma comincia a cantare forte, comincia a cantare ad ali basse verso la femmina perché vuole accoppiarsi. Quindi che vado a fare? Per tradizione vado a Mondariniti a San Giuseppe, perché per il clima che ho qui, freddo e robe varie, San Giuseppe è sempre stata la data per Mondariniti, anche se devo dire che l'anno scorso a febbraio mi sono trovato delle canarine già pronte, che ho dovuto già fornire il nido e il materiale per fare il nido. Non tutte, ma diciamo 5-6 canarine su quelle 15 coppie che ho fatto le ho trovate già pronte. Può capitare, le mie sono a luce naturale, ma non si sa cosa è successo l'anno scorso. Cosa vado a fornire? Nido interno e nido esterno? Questo qui è una decisione dell'allevatore stesso. Io li uso entrambi, dipende da dove ho posizionato la gabbia. Se mi esce più facile la gabbia è alta, magari metto i nidi esterni, magari mi esce più facile salire con la scaletta e controllare. In quelle basse magari metto i nidi interni, mi esce più comunque comodo controllare i nidi. Però io ne ho tanti. Chi li ha a casa? Come? Perché cosa avviene con il nido esterno? Con il nido esterno, se non sono quelli magari un pochino più professionali, magari che sono quelli tutti in plastica chiusi, andate a sporcare al di fuori della gabbia. Quando nascono i piccolini, la mamma pulisce il nido fino a un tot di giorni, più o meno 6-7 giorni. Dopodiché i piccolini faranno la cacchetta al di fuori del nido e quindi andrà a cadere fuori dal nido. Se sono quei nidi in plastica tutti chiusi, quelli lì diciamo che mantengono un pochino più pulito. Se sono quelli di ferro con le grigliette di ferro, quelli lì dovrete magari attrezzarvi voi e mettere uno scatolino magari intorno o qualcosa al di sotto, perché se fanno le pece all'esterno vanno a cadere a terra. In un allevamento magari può pure capitare, però in un allevamento noi puliamo, grattiamo, passiamo varichine a terra. In casa lascia il tempo che trova, magari sporca, non è un bel vedere. Quindi magari per chi li ha in casa, quella coppietta che vuole dilettarsi a farli accoppiare, consiglio il nido interno. E magari vado a fornire all'interno di questo nido qui, gli prendo la coppetta in velcro bianca, gliela metto all'interno e gli fornisco ulteriore materiale. Perché vado a mettere la coppetta in velcro all'interno? Perché se sono canarine giovani, magari non sanno fare il nido, ma vi fanno solo il contorno esterno e non vanno a riempire sotto. Essendoci il velcro sotto, andate a risolvere questo problema. Non vi fanno le uova direttamente sul nido e magari si rompono. Dopo di questo che succede? Le canarine andranno a preparare il nido, si accoppieranno con i maschi, faranno le uova. Ci saranno i classici 13 giorni di cova della canarina. Il maschio, se a volte lo fa, a volte no, andrà a imbeccare la canarina sul nido e si occuperà anche dei figliolini. Quindi noi spatiamo sta cosa, ovviamente controllate, ma spatiamo sta cosa che i maschi buttano fuori i figli dei nidi e robe varie per accoppiarsi a robe varie. Può capitare, bisogna tenere sotto controllo la cosa. Ma solitamente i maschi, almeno quelli che io ho, mi capita un maschio ogni tanto che può fare questo, ma se no i miei maschi, la canarina si alza dal nido, lui si va a mettere sulle uova, oppure nascono i figliolini, lui va a mettersi sui figliolini, li imbecca e robe varie. Quindi i maschietti servono, anche se alcuni dicono no,
Io nel mio caso ho sempre tenuto i maschi nelle gabbie, a meno che non ho usato un maschio al salto e la femmina si è occupata solo dei piccolini. Perché è utile il maschio, tenere il maschio? Perché nasceranno i piccolini più o meno verso 25 giorni, 20-25 giorni si usciranno dal nido, se ne occuperà il padre e la madre, però la madre comincerà a ricostruirsi il nido, quindi solitamente andiamo a fornire un ulteriore nido dall'altra parte, dalla parte opposta da dove era quello originale, che i figliolini solitamente rientrano nel nido questi giorni qui. Magari andiamo a mettere, sì, il separè dall'altra parte e mettere maschietto e femminuccia dall'altra parte, così li si fa il nido e il maschietto si occuperà dei figli attraverso le sbarre del separè. 40 giorni siamo sicuri che dovrebbero mangiare soli, andiamo a separare i figliolini, andiamo a togliere il separè per ridare lo spazio utile alla coppia. I figliolini li spostiamo in una volieretta, magari da 90 da 120, se li abbiamo in casa in un bel gabbione, li teniamo separati dai genitori e così andrà avanti un'altra cova e un'altra cova ancora. Ovviamente chi li ha a casa, non mettetevi a fare cove, non sono giocattoli, 3 cove l'anno massimo. Perché lì a casa poi non c'è spazio dove metterli, dovete andare a comprare altre gabbie. Ne fate fare 2 cove. Come si ferma una femmina per non fargli fare quelle uova? Gli si toglie il nido e la si mette in penombra, gli si forza ad andare in muta, gli si accorciano le ore di luce. Quindi se gli si mette in penombra, la femmina si bloccherà, non farà più il nido. Comincerà ad andare in muta e così state tranquilli. Come si fa se si hanno in casa? Si mettono in un luogo dove, una stanza dove magari non gli si dà disturbo e a una certa ora gli si chiude tutto, finestre, robe varie, luce, e loro andranno in muta. Stessa cosa con i piccoli, non dico che andate a togliergli la luce, ma metterli in penombra vuol dire tenerli in un luogo con meno luce, fare a creare una penombra. Anche i piccolini muteranno prima. Per ora vi lascio con questi piccoli consigli e niente, vi saluto, vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto, vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati, cliccate la campanellina, spolliciate, mettetemi anche un dislike, ma se mi mettete un dislike fatemi capire il perché, se no non ci capiamo e niente, vi saluto e vi lascio per il prossimo video, che andremo a parlare di, non lo so, qualcosa mi verrà in mente. Ciao belli!